Il punto è, noi siamo stati capaci di fare una qualcosa che era impensabile in Italia. È possibile che noi siamo in grado di fare qualcosa che potrebbe essere impensabile anche in Europa. Noi, nella campagna che ci apprestiamo a fare per le prossime elezioni europee, uno dei temi centrali per noi sarà la giustizia fiscale. Perché non possiamo avere paradisi fiscali senza palme all'interno dell'Unione Europea. Dobbiamo essere anche consapevoli di un vincolo di coalizione che richiede grande senso di responsabilità. Perché noi siamo al governo della nazione. Quando il governo taglia risorse alla sanità pubblica e lo spazio del pubblico si restringe e si allarga a quello del privato, chi ha il portafoglio già gonfio di suo paga 150 euro e gli altri rinunciano a curarsi. Sono convinta che anche i nostri alleati saranno consapevoli del fatto che il peso che tutti quanti insieme portiamo sulle spalle è talmente, grave da non consentirci di sprecare energie in eventuali atteggiamenti egoistici di qualsiasi genere. Meloni tira il freno alla crescita dell'Italia e non si occupa del caro vita, che riguarda la spesa, la benzina, i mutui, adesso anche i libri scolastici, però se la prende con il super bonus, che ha generato 1 milione di posti di lavoro e ha rilanciato l'edilizia. Si occupino delle emergenze di questo paese, dagli stipendi bassi agli investimenti in sanità. Ecco, non sarà un'avventura. Non sarà un'avventura. Un'avventura. Buongiorno, buongiorno cari telespettatori. Allora, le catombe in Libia, no, per le inondazioni. Solo a Derna si sarebbero 6.000 vittime accertate, ma il numero potrebbe arrivare a 10.000, hanno innescato ovviamente la solidarietà e la mobilitazione internazionale, ma anche una fortissima preoccupazione, soprattutto in Italia, per un nuovo esodo da quel paese. E questo considerando che a Lampedusa continuano ininterrotti gli sbarchi, solo nella giornata di ieri oltre 100, sarebbero presenti nell'isola oltre 6.000 migranti con, potete immaginare, una pressione enorme sull'hotspot. Stamattina la Croce Rossa ha fatto un appello affinché insomma si accelerino i trasferimenti dall'isola, altrimenti la situazione rischia di diventare insostenibile. Peraltro nella notte, in un'operazione di salvataggio, è morto anche un neonato di pochi mesi. Pensate, la mamma è una minorenne proveniente dalla Guinea e c'è un fortissimo appello anche del sindaco di Lampedusa, insomma il governo ci aiuti perché così da soli non ce la facciamo. A completare il quadro, Francia e Germania stoppano l'ingresso dei cosiddetti migranti secondari, questo ovviamente preoccupa moltissimo il governo, ha sorpreso molto il Ministero dell'Interno, Salvini ha detto è l'Europa la grande assente. Poi c'è il fronte politico, scade domani il termine per la presentazione degli emendamenti al decreto che tassa gli extra profitti delle banche. Ieri le banche sono state durissime in audizione in Parlamento a proposito di questo provvedimento. Poi avete sentito le parole
di Giorgia Meloni, della Premier, che è intervenuta ieri all'Assemblea di Fratelli d'Italia. La cosa principale che ha detto è che la più grande sfida del governo è la manovra, la prossima legge di bilancio, proprio perché le risorse sono molto scarse. Ha fatto appello agli alleati affinché rinuncino, diciamo, ad egoismi di bandiera, ma si è rivolta anche alle opposizioni dicendo basta di fare campagne scandalistiche che hanno gettato fango gratuito anche sui miei familiari. Insomma, abbiamo molto di cui parlare oggi, ovviamente anche i temi economici. Siamo alla vigilia di una nuova decisione della Banca Centrale Europea che domani potrebbe rialzare ulteriormente i tassi di interesse, con tutte le conseguenze di cui molto ci siamo occupati e ci occupiamo a Coffee Break. Bentornata la senatrice Raffaele Paita, che è coordinatrice nazionale Italia Viva. Buongiorno, bentornata. Buongiorno. Saluto qui in studio con noi Marco Granelli, che è il presidente di Confartigianato, quindi piccole e medie imprese italiane. Buongiorno. C'è già collegato con noi Alan Friedman. Alan, bentornato. Buongiorno a tutti. Ecco, tra poco sarà con noi il senatore Francesco Paolo Sisto di Forza Italia, che è vice ministro alla giustizia. Ma noi cominciamo subito collegandoci con Ignazio Schintu, che è vice segretario generale della Croce Rossa Italiana, che coordina le operazioni, credo, nell'hotspot di Lampedusa. Buongiorno Schintu. Buongiorno a lei. Allora, io le chiedo subito qual è la situazione. Ho dato, diciamo, un quadro generale, e chiedo a lei, che in questo momento credo non sia a Lampedusa, ma insomma ha un collegamento costante, di raccontarci qual è la situazione nell'isola. Sì, sì, sto coordinando gli aiuti da Roma, ovviamente. La situazione è abbastanza critica, anche perché abbiamo oltre 6.000 persone, siamo arrivati a circa 6.600-6.700. Stamattina c'è stato un trasferimento di circa 800 persone, andranno via in bille nella giornata odierna, però è evidente che ci sono diverse criticità, perché ci sono diversi arrivi anche in queste ore e ci aspettiamo ancora un numero un po' più alto rispetto alla giornata di ieri. Con la giornata di domani dovrebbero aumentare i trasferimenti, che è la cosa che ci aiuterà. Per quanto possibile, come Croce Rossa stiamo fornendo tutto il supporto necessario alle persone che sono arrivate, dal sanitario, ai kit vestiario, igienici. È evidente che però le problematiche ci sono, proprio perché un centro che nasce per 600-700 persone, noi ci siamo attrezzati, 4.000-4.500, ora abbiamo superato anche questo numero. Nei giorni scorsi insomma, riuscite a far fronte ancora, ma con grandi difficoltà, mi pare di capire, a questi arrivi straordinari continui. Le chiedo, una situazione particolare merita la questione dei minori, no? Molti anche non accompagnati, o no? Sì, assolutamente. La particolarità di questi arrivi è che ci sono molte famiglie, questo con le famiglie ovviamente con figli, con prole, ci sono diversi minori, li stiamo censendo, appunto anche in questo caso non vi so dare il numero certo, ma sicuramente c'è un buon numero di minori che sono arrivati e che stiamo cercando di capire attraverso il nostro supporto psicologico e con i vari educatori, di capire veramente cosa possiamo fare. Possiamo fare veramente poco in questo stato, se non dare i servizi primari. Altro credo che si possa fare veramente, si può fare pochissimo. Senta, io prima facevo riferimento all'appello del sindaco, che dice così non reggiamo, no? Un appello al governo. Dal suo punto di vista, cosa vi servirebbe in più proprio per fronteggiare questa situazione straordinaria? Guardi, sicuramente devono accelerare con i trasferimenti, ma devo dire che questo è avvenuto fino a ieri, insomma. È un'isola su un'isola, è chiaro che le difficoltà ci sono. Per quanto concerne il supporto sull'isola, abbiamo circa 150 persone impegnate, più di quello non si può fare, diversi mezzi per i trasporti. L'unica cosa che si chiede è proprio di fare lo spostamento, il trasferimento il più veloce possibile. Ed è evidente che poi l'Italia non si può fare carico da sola di questo problema. Ecco, lei ha toccato forse il punto principale. L'Italia non si può fare carico da sola di questo problema. Lo ha sottolineato oggi anche la Presidente dell'Europarlamento, Roberta Metsola, rispondendo proprio a una domanda
dei giornalisti. A proposito, ecco qui vediamo un titolo su tutti, facciamolo rivedere il titolo di Libero, perché c'è questa decisione di Francia e Germania a proposito dei migranti secondari, insomma dei rifugiati, perché c'era stato un accordo in Europa appunto per redistribuire i rifugiati, un accordo che insomma già nei numeri non è stato rispettato, e adesso ovviamente l'irrigidimento di Francia e Germania non ci aiuta. Intanto forse possiamo mostrarvi in diretta da Strasburgo le immagini di Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, che sta tenendo il suo ultimo discorso sullo Stato dell'Unione, come si dice, in attesa appunto delle elezioni europee del prossimo giugno e quindi del rinnovo, no, della governance europea. Von der Leyen, poi la sentiremo. Abbiamo fatto una breve sintesi, ha già detto molte cose. Intanto ha detto che questi sono 300 giorni cruciali prima appunto delle elezioni europee. L'Unione Europea deve rispondere all'appello della storia, insomma alle tante sfide che attendono l'Europa. Bisogna mantenere alta l'ambizione sul Green Deal, insomma sulla transizione ecologica ed energetica. Ha detto ancora basta violenze sulle donne, no significa no. Ha parlato della Cina, della concorrenza, che la concorrenza sia leale. Ha detto ancora il pianeta è in ebollizione, sempre a proposito dei cambiamenti climatici. E ancora poco fa ha fatto sapere di aver chiesto all'ex premier Mario Draghi un report sulla competitività, un rapporto sul futuro della competitività in Europa. Insomma, molti temi ovviamente tutti di straordinaria importanza e di straordinaria attualità. Allora, intanto voglio chiedere ad Alan Friedman, Sean Alan, insomma, in maniera carsica ritorna la questione dei migranti, una questione irrisolta e forse per molti versi irrisolvibile. Che ne pensi? Se guardiamo la situazione attuale, l'Italia nel passato si è lamentato di essere stato lasciato da solo dall'Europa, e era vero, era un lamento vero, ma nell'ultimo consiglio in cui l'Italia ha trovato un compromesso per la riforma del Dublino, se io capisco bene, il problema è stato Polonia e Ungheria, cioè Orban e Moscovici, che volevano bloccare e non firmare questo accordo, che avrebbe già fatto in modo che si redistribuisce meccanicamente i migrati per quota in tutta Europa. La Francia e la Germania non sarebbero in grado di bloccare, come stanno facendo ora, i migranti dall'Italia, se Polonia e Ungheria avessero firmato l'accordo. Quindi è interessante, perché il governo italiano, attraverso la Meloni, ha cercato in un incontro di convincere Polonia e Ungheria di firmare, e questo problema sarebbe venuto a meno, nel senso che ci sarebbe un meccanismo accettato. Il problema quindi per me non è Italia e non è l'Europa, è Polonia e Ungheria. Roberta Metsola peraltro ha anche detto che bisogna assolutamente, insomma, in questo scorcio di legislatura europea concludere il patto sulla migrazione e l'asilo, che è una di quelle questioni di grandissima importanza. Voglio ricordare che Francia e Germania hanno appunto preso questa decisione, intanto la Francia di rafforzare il controllo tra Ventimiglia e Mentone, no? E la Germania dal canto suo che ha chiuso all'accoglienza dei rifugiati dal nostro paese. Perché? Perché sembra che l'Italia, proprio per questo enorme flusso di migranti, almeno dall'inizio dell'anno ad oggi mi pare 116.000, questo testimonia il sito del Ministero dell'Interno, l'Italia che cosa ha fatto? Non ha accolto nell'ambito di questa redistribuzione quei rifugiati che appunto andavano suddivisi attraverso i vari paesi
europei. E insomma, questa è un'altra questione. Non vado dalla senatrice Baida, così andiamo subito in pubblicità e poi cominciamo la discussione. Insomma, questo ovviamente rende più complicati anche i rapporti a livello europeo a proposito di questo patto sulla migrazione e l'asilo. Allora, torniamo dopo la pubblicità e vi portiamo lontanissimi dalla Sicilia, in Piemonte, a proposito di come redistribuire, in questo caso sul territorio italiano, i migranti. A tra poco. Sbarchi al giorno, 700 persone che ogni giorno giungono nel nostro paese, magari per proseguire il viaggio, alla ricerca di un futuro migliore, a volte semplicemente di un futuro. Una situazione di difficile gestione che causa tensioni e proteste non solo nei luoghi di sbarco, ma anche nei grandi centri urbani e forse ancora più nei piccoli comuni. Perché la ridistribuzione dei migranti, che si basa su criteri come il numero di popolazione residente o l'estensione del territorio comunale, prevede anche bandi per l'ospitalità che assegnano strutture in gestione ad associazioni cooperative privati. E succede che un condominio abbandonato in un piccolo comune gestito da una cooperativa diventi un importante centro di accoglienza. È il caso ad esempio di Chiaves, comune di Monastero Lanzo, provincia di Torino, che ha soltanto 100 abitanti e che ora accoglie 50 migranti. Da qui le proteste di molti sindaci, in particolare sul problema dei minori non accompagnati, che evidentemente necessitano di un tipo di accoglienza diversa, più strutturata e organizzata. E mentre il governo corre ai ripari attivando 15 nuovi centri FAMI, Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, si fa strada l'idea di hub centrali per la prima fase di accoglienza e smistamento, al posto degli attuali centri provvisori riadattati da altre esigenze, come l'accoglienza dei senza tetto. È il caso di Torino, come confermato dal prefetto uscente Raffaele Ruberto. Ci stiamo lavorando alla creazione di un vero hub, perché io ringrazio Città di Torino che ci ha consentito di utilizzare Via Traves, che non è un hub per migranti, è un luogo che noi vogliamo restituire in buone condizioni alla città per poter far fronte all'emergenza freddo. Un'ipotesi che però non convince il sindaco Stefano Lorusso. Non credo che la soluzione sia quella di costruire hub che abbiano dimensioni rilevanti, in cui per certi aspetti oltretutto le persone transitano ma in attesa di capire qual è la loro destinazione. Perché l'accoglienza sia degna di questo nome occorre poterla gestire la questione, e non è certamente, diciamo così, facendo finta di niente che noi siamo nelle condizioni di costruire queste condizioni. Condizioni che sono critiche per via di centri strapieni, ingestibili, che causano disagi ai migranti stessi e ai cittadini, e le proteste si moltiplicano. A Torino un gruppo nazionalista di quartiere ha affisso manifesti in italiano, inglese, francese e arabo che esortano i migranti a tornare nel proprio paese. La soluzione probabile per la città sembra quella di due nuovi centri gestiti dalla Croce Rossa, con servizi come aree dormitorio e refettorio, infermeria, docce, bagni, un'area amministrativa e due funzionari di polizia per svolgere in loco le pratiche sull'immigrazione. I migranti intanto continuano ad arrivare in gran numero, ma poi che succederà? Allora, nel salutare Ignazio Schintu, che è il suo bel da fare ovviamente per la situazione a Lampedusa, le chiedo ancora un'ultima cosa: ma stanno continuando in queste ore, in questi momenti, gli sbarchi? Aspetti, non la sentiamo? Deve attivare l'audio. Sì, ho un problema di audio. Ecco, prego. Allora, intanto vedevo le immagini di Settimo Torinese, che quello era un centro modello per anni della Croce Rossa italiana. Stanno arrivando ancora gli sbarchi. Stiamo adesso trasferendo dal Molo Favorolo circa 700 persone che andranno posizionate all'hotspot e probabilmente porteremo presso una casa parrocchiale altre 200 persone per essere assistite, soprattutto le vulnerabilità, messe a disposizione dal sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino. La ringrazio, buon lavoro a lei e a tutti tutte quelle persone che tutti i giorni, volontari o meno, insomma, si occupano di tutto questo. Senatrice Baita, intanto voglio dare una precisazione che ci ha scritto Vital Bazzolini, che fa la giurista, l'editorialista,
e dice: ho sentito delle inesattezze, faccio presente che l'accordo europeo di giugno, cioè il patto europeo immigrazione e asilo, non prevedeva ricollocamenti obbligatori ma la possibilità di non accogliere elargendo denaro. Ma questo, diciamo, certo, questa era una delle condizioni, ma insomma abbiamo voluto dare il quadro generale a proposito di Francia, Germania e anche della situazione in Italia. Quello che le volevo chiedere, e sempre quando si parla di migranti insomma balza agli occhi: noi siamo molto bravi nel soccorso, siamo molto bravi nell'organizzare, diciamo, le primissime ore, no? Durante le quali, dopo insomma, lo sbarco dei migranti, ma nel problema, nella questione accoglienza, facciamo acqua da tutte le parti o no? E credo che questo adesso non sia responsabilità di questo ultimo governo, ma insomma negli anni ci portiamo avanti questa situazione o no? È una mia impressione sbagliata. Siamo anche in una situazione di stress fortissimo, perché gli sbarchi che questo governo aveva promesso, diciamo, che avrebbe in qualche modo evitato, sono duplicati, e i numeri che avete dato sono numeri davvero molto complicati, per cui Lampedusa, ma anche, diciamo, tutte le realtà comunali che venivano citate precedente, sono in forte difficoltà, in forte stress. C'è poi un problema specifico soprattutto sui minori, sono perfettamente d'accordo, perché è chiaro che il tema dei minori abbandonati ha una sua specificità e deve essere affrontato con strutture dedicate, con una capacità anche dal punto di vista pedagogico, educativo, all'altezza, diciamo, del nostro paese. Il punto, diciamo, sicuramente delle dichiarazioni oggi in ottica europea è un punto delicato, perché è chiaro che il nostro paese non può essere lasciato solo di fronte a un'emergenza simile. L'Europa deve avere un atteggiamento solidale, però è anche vero, come diceva Friedman prima, che il nostro paese, a fronte, diciamo, di un'ipotesi di accordo che c'era stato, è stato un paese che ha faticato a trovare l'ok proprio da parte dei paesi alleati della Meloni, Orban in primis. Allora, il punto è esattamente questo, cioè noi abbiamo un governo che non è in grado di avere una strategia sul tema dell'immigrazione, perché sono i dati a confermarlo, ma anche perché quell'accordo con la Tunisia evidentemente non decolla. Quindi decreto Cutro è stato, come sempre, diciamo così, un modo per fare propaganda, ma dal punto di vista delle azioni concrete e dei risultati siamo a zero. E dall'altro canto abbiamo un governo che è schierato, almeno diciamo nel partito della Meloni e poi anche di Salvini in altra famiglia, con dei paesi che sono totalmente contrari a un'idea di Europa solidale, che è quella che si cercava in qualche modo di costruire, anche facendosi carico dei limiti che l'Europa fino ad oggi ha avuto, perché vanno riconosciuti. Quindi, come dire, abbiamo un governo che né sul fronte interno né sul fronte esterno è in grado di offrire risposta alle emergenze che ci sono. E chi sta facendo le spese di tutto ciò? I sindaci, che sono lasciati soli di fronte, diciamo. Il tema che veniva evidenziato anche in questi giorni delle periferie, del tema della sicurezza, è chiaro che se tu non sei in grado di dare una risposta ai minori che non sono accompagnati, ai minori, diciamo, che sono senza le loro famiglie, questo problema di sicurezza aumenterà e diventerà sempre più drammatico. Quindi io dico semplicemente, traccio una linea e dico che il bilancio sul tema dell'immigrazione di questo governo, che ha vinto le elezioni su tasse e immigrazione, è del tutto fallimentare. Poi su tasse verrò, ma insomma non sì, è che vadano tanto parliamo meglio. Così coinvolgiamo anche il Presidente Confartigianato, però voglio prima una risposta dal Vice Ministro Sisto. Poco fa il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, su quello che si sta vivendo in queste ore a proposito dei migranti, ha detto: quella dei flussi migratori è una situazione molto grave che deve avere una risposta in ambito europeo, perché l'atteggiamento di Francia e Germania complica le cose. L'Italia non può diventare il punto di primo approdo, di unica ospitalità di un'immigrazione che oggi è epocale. Quindi o l'Europa batte un colpo o diversamente lo dovrà battere autonomamente l'Italia, o anche oltre quello che l'Europa sta facendo o non facendo. E qui la tiro in ballo, Sisto, che vuol dire, intanto qual è la sua valutazione, perché mi pare che la situazione sia molto seria, mettiamola così. Ma
Diciamo che innanzitutto questo è un governo che finalmente si è fatto sentire in Europa, questa è la differenza. Diciamo, prendendo le distanze da quanto accaduto in precedenza con i governi non eletti, ma governi, come posso dire, degli accordi endoparlamentari, questo è un governo che ha puntato i piedi. Giorgia Meloni in Europa è stata precisa, puntuale, autorevole. Avendo una coalizione coesa le consente di avere una legittimazione che altri governi... Mi scusi Sisto, la interrompo un attimo perché abbiamo... Sisto, la devo interrompere perché abbiamo un audio che non è buono, la sentiamo... adesso chiedo alla regia di vedere di poter sistemare... Ecco, ecco, provi adesso. Mi sente meglio adesso? Sì, grazie. Allora, dicevo... Abbiamo un'autorevolezza certamente maggiore dovuta dal consenso popolare ricevuto, dalla forza della coesione. In Europa abbiamo puntato i piedi per la prima volta. Questa è la grande differenza rispetto a prima. Quindi è chiaro che anche le reazioni degli altri paesi sono direttamente proporzionali al fatto che noi ci si fa sentire in modo assolutamente diverso. E se questo è il punto di partenza, è chiaro che Francia e Germania si innervosiscono perché c'è una politica migratoria diversa, non più di subalternità, ma di, come posso dire, almeno di primi inter pares, rivendicando un ruolo assolutamente paritario a quello degli altri paesi, e le reazioni hanno essenzialmente questa matrice. Noi ci siamo, è chiaro che il fenomeno della migrazione è un fenomeno incrementato da una serie di fattori che non sono certamente dipendenti dalla politica di questo governo. Anzi, mi sembra, come ha detto bene Giorgia Meloni, lei si butterebbe in acqua per salvare i migranti. Questo la dice lunga sul fatto che non ci sono pregiudizi di nessun tipo e di nessuna specie. Si tratta di contrattare con l'Europa, con la von der Leyen, ovviamente in un momento anche per lei, per la von der Leyen, molto delicato, una lettura diversa, anche i nuovi patti che sono intervenuti ovviamente ci danno la possibilità di diversi interventi. Io non sarei, chiaro che dai banchi dell'opposizione ogni pretesto utilizzato per delegittimare un governo finalmente forte per l'Italia, però diciamo la strada è lunga, c'è da lottare, c'è da ragionare, c'è da far balenare quelli che sono i nostri diritti. E per quanto riguarda i sindaci, io penso che non c'è stato nessun governo come questo che abbia pensato ai sindaci, a differenza di altri, i sindaci, soprattutto quelli del Mezzogiorno, sono stati abbandonati a se stessi. Senta, posso chiederle... Prima ascoltato, mi sembra non severo, falso. Posso chiederle una cosa? Prego. No, le volevo chiedere una cosa. Quando, mi rifaccio ancora alle parole di Foti, ma quando si dice... l'Italia, se non arriva questa mano concreta dall'Europa, potrebbe pensare a una soluzione propria. Dal suo punto di vista, che cosa pensa Foti? Cioè, che vuol dire ce la caveremo da soli? Che cosa potrebbe voler dire? Ma, io penso che questa sia più una prospettiva, diciamo così, di stato di necessità che una scelta. Noi siamo in Europa, dobbiamo ragionare con l'Europa. E dobbiamo necessariamente far sì, come ha detto Antonio Tajani, che la politica europea sia quella che sostiene un po' tutti i capitoli e tutte le voci dell'ordine del giorno della politica. Io credo che alzando la voce, nel senso migliore del termine, con le ragioni in Europa, raggiungeremo un risultato. Il problema migranti non è un problema dell'Italia, non può essere come in passato un problema solo dell'Italia. È necessaria una sinergia europea. Il prossimo voto europeo sarà un test molto importante per stabilire quelle che saranno le future maggioranze. Il governo, sì, è determinato a difendere i nostri confini, ma anche a difendere una forte politica europea. Allora, peraltro von der Leyen ha detto poco fa: non siamo mai stati così vicini a chiudere appunto l'accordo sul patto sulle migrazioni e l'asilo. Vedremo, diciamo, prendiamolo come un buon auspicio. Presidente Granelli, intanto se voleva fare una riflessione su questo, ma il tema poi dei migranti è anche legato strettamente, per chi si occupa di imprese come lei, diciamo, alla manodopera che manca. Assolutamente, e devo dire anche un po' orgogliosamente che il mondo dell'artigianato, il mondo delle piccole imprese è il primo hub dove gli immigrati arrivano a lavorare. Tant'è vero che l'80% dei lavoratori immigrati che abbiamo qua in Italia sono impegnati e iniziano le nostre aziende. Quindi facciamo anche un'opera, diciamo, credo, sociale da questo punto di vista,
è un'opera di integrazione importante. Peraltro lo facciamo, siccome abbiamo una capillarità oggi che ci vede presente su tutto il territorio, in tutti i comuni, abbiamo anche, credo, questo valore aggiunto che fa sì che anche in queste piccole comunità dove arrivano ci sia poi la possibilità da parte di questi lavoratori di arrivare e anche di trovare casa, di trovare alloggio e quindi avere anche un'integrazione più facilitata. Quindi noi continuiamo su questa strada e anche devo dire che dal punto di vista del lavoro sottolineiamo proprio questa urgenza che oggi è sotto gli occhi di tutti e quindi quello che potrebbe essere ancora migliorato potrebbe essere anche un accordo più sinergico fra le popolazioni che arrivano, diciamo, da noi e poter fare in modo che ci sia un tipo di formazione che veda la nostra gente, i nostri imprenditori che anche sono in pensione, poter fare un percorso per andare là a insegnare questi lavoratori e poi farli arrivare già in qualche modo formati. Ma percentualmente c'è un dato, cioè quanti lavoratori immigrati ci sono nelle vostre imprese, nelle imprese che voi rappresentate? Adesso, il dato, diciamo, tutto non lo conosco. Sì. So che rispetto a tutti quelli che arrivano, appunto, lo dicevo prima, l'80% di quelli che arrivano sono in aziende che hanno meno di 50 addetti, quindi il mondo in cui Confartigianato c'è, in cui non siamo. Quindi la maggioranza, diciamo, di questi lavoratori trova un'occupazione e inizia, diciamo, da noi. Che è una forma importantissima, diciamo, di apprendistato proprio per poter poi... Certo. Essere in grado di lavorare, come diceva lei, e di crearsi una dimensione, diciamo, di normalità nel nostro paese. E poi fanno un percorso come i nostri lavoratori facevano probabilmente gli anni 60, 50, sì. No? Quindi iniziano da noi. Poi ci sono certi comparti, per esempio il comparto costruzione, dove purtroppo tanti nostri non vogliono più fare questo tipo di attività perché è pesante. Lì abbiamo delle percentuali ragguardevoli, quindi abbiamo dei numeri che ci dicono che oggi 12-13% di questi lavoratori immigrati sono diventati imprenditori, sono in questi comparti e quindi danno anche una mano a risolvere un problema che per noi, dico, è vitale. Oggi paradossalmente il lavoro c'è, però purtroppo manca gente che lo vuol fare. Quindi oggi noi siamo alla disperata ricerca di profili e questo è un serbatoio anche che per noi è necessario per poter rivitalizzare, poter dare ancora sostegno a delle strutture, dei comparti che, ripeto, oggi hanno questa necessità. Allora, andiamo in pubblicità, poi ricoinvolgo Alan Friedman perché vorrei avere uno sguardo d'insieme, come lui è solito fare rispetto all'Europa. Rientriamo facendovi sentire qualche battuta di quelle iniziali della Presidente della Commissione europea a proposito del discorso sullo Stato dell'Unione. Sono tutti temi di straordinaria importanza anche per noi, insomma, non si pensi che un discorso lì lontano a Strasburgo, ma insomma sono tutti temi che incidono moltissimo sulla vita di tutti noi. A tra poco. What kind of future? And what kind of Europe they want? Quando parlo con le nuove generazioni di giovani, vedo la stessa visione di un futuro migliore, quella stessa voglia di costruire un mondo migliore, quella stessa convinzione che in un mondo di incertezze l'Europa, ancora una volta, deve dare una risposta alle sfide della storia. Nei prossimi 300 giorni noi dobbiamo portare a termine l'incarico che ci hanno affidato. Nel 2019, quando vi ho presentato il mio programma per un'Europa verde, digitale e geopolitica, so che qualcuno nutriva dei dubbi. E questo prima ancora che il mondo venisse sconvolto da una pandemia globale e da un brutale conflitto sul suolo europeo. Ma pensate a dove è arrivata oggi l'Europa. Abbiamo visto nascere un'unione geopolitica che sostiene l'Ucraina, che si oppone con forza all'aggressione della Russia, che risponde all'assertività della Cina e investe nei partenariati. Adesso abbiamo un Green Deal europeo che è il fulcro della nostra economia. Abbiamo avviato la transizione digitale, siamo all'avanguardia a livello mondiale nel campo dei diritti online. Abbiamo Next Generation EU, uno strumento storico che destina 800 miliardi di euro a riforme e investimenti e sta creando posti di lavoro dignitosi per il presente e il futuro. Grazie al Parlamento, agli Stati membri e alla mia squadra di commissari, oltre il 90% degli orientamenti politici che ho presentato nel 2019 sono diventati misure concrete.
Insieme abbiamo dimostrato che quando agisce con coraggio l'Europa raggiunge i propri obiettivi. C'è ancora molto da fare, quindi rimaniamo uniti, prepariamoci per il futuro trasformando il presente. Ecco, e faccio i complimenti alla mia redazione perché questo è un pezzo, diciamo, di visione politica, concettuale, molto importante, al di là, diciamo, dei singoli aspetti di cui ha parlato poco fa Ursula von der Leyen. E vado e torno da Alan Friedman. Alan, l'Europa diciamo, ha alle viste grandi sfide, legittime ambizioni, però poi nell'equilibrio geopolitico complessivo mondiale appare sempre più irrilevante, o no? Beh, se vogliamo parlare della scacchiera globale che vede gli Stati Uniti di Biden contro la Cina di Xi e la Russia e il Medio Oriente e Africa, e se vogliamo parlare del relativo peso dell'Europa in questo scacchiere, è ovviamente minore a questi appena citati, e questo per la mancanza di unità europea né sulla difesa né sulla politica estera. Finché non ci sarà questa unità, almeno sulla politica estera, non si può fare niente. Io vorrei segnare una cosa che non, la vostra redazione non ha citato, ma che secondo me per l'Italia è forse l'aspetto più importante del discorso di Ursula von der Leyen. Cioè, Ursula von der Leyen ha appena detto che ha chiesto a Mario Draghi, che ha definito uno dei più grandi menti, avete menzionato, lo so, ma voglio sottolinearlo perché secondo me è un possibile posizionamento di Draghi come il suo stesso successore alla presidenza dell'Unione, della Commissione Europea. E questo ovviamente creerà, secondo me, anche una reazione nel mondo politico italiano. Non so se sono ancora qui. Sì, sì, no, ti sentiamo. No, mi sentite? Ma hai fatto bene a sottolinearlo. Io, difatti, avevo dato questa notizia perché mi sembra molto importante. Ci senti, Alan? Oggi abbiamo qualche collegamento io a singhiozzo. Ti sentiamo, vai. Scusate, stavo concludendo che l'Europa è un tema che ovviamente adesso va visto anche sul tema di immigrazione che abbiamo discusso prima in termini anche della politica di ogni paese. Cioè, in Francia, se Macron apre le confine troppo e lascia troppi di questi che devono venire dall'Italia, che sono arrivati a Lampedusa, Le Pen attacca Macron. In Germania, se Scholz è troppo morbido per loro, gli antimigranti, l'Alternative for Deutschland, la destra estrema, attacca Scholz. E la destra estrema antimigranti in Germania è il secondo partito del paese, con 22%. Sì. Quindi c'è da vedere che tutto questo avrà dei riflessi in tutta l'Europa. Siamo davanti a una crisi umanitaria per causa dei flussi, causato dalle guerre, dei colpi in Gabon, dei colpi di Stato, causato dal disastro in Marrakech, causato dal disastro in Libia, e dobbiamo purtroppo aspettare un flusso continuo di migliaia, decine di migliaia nelle settimane e mesi di venire, e quindi è urgente che l'Europa trovi la soluzione, ma ritorno a dire, se ci fosse l'assenso di Polonia e Ungheria, ci sarebbe almeno la possibilità che l'Italia o li mandi in altri paesi, una quota per quota dei migranti, oppure giustamente che l'Italia viene compensato per il costo dell'accoglienza e del lavoro. Quindi se ci fosse Polonia e Ungheria, l'Italia sarebbe più tranquillo. Non è la soluzione, che è una questione epocale, che forse non è stoppabile, non è fermabile, perché l'immigrazione diventeranno biblici nel tempo in questo secolo. Queste sono le tendenze demografiche da Africa verso l'Europa. Certo. Ma almeno in questa emergenza, se ci fosse Polonia e Ungheria d'accordo con la riforma,
non è colpa dell'Italia che c'è questo problema, è colpa di Polonia e Ungheria. Allora, è chiaro che di fronte insomma a un fenomeno che potrebbe conoscere un'ulteriore escalation per gli elementi, per le cose su cui rifletteva Alan Friedman, a maggior ragione ci vorrebbe un intervento europeo. Voglio nel contesto di tutte queste notizie dare una notizia che invece diciamo è più o meno piuttosto confortante, perché ci sono i dati Istat sull'occupazione. Nel secondo trimestre di quest'anno più 129.000 occupati, che vuol dire quasi più 400.000 occupati nel raffronto sull'intero anno, più 395.000. Teniamo conto di questo dato anche perché invece molti indicatori di queste settimane ci dicono, non soltanto in Italia ma in Europa, che c'è un rallentamento, come sapete, della crescita. Prima di andare a Paolo Sottocorona vorrei ancora coinvolgere Sisto, perché ieri, in concomitanza con l'intervento di Giorgia Meloni, ci sono state le anticipazioni, no, del libro intervista di Sallusti a Giorgia Meloni, e Giorgia Meloni, parlando di Europa, ha detto: se l'Europa, in questo momento governata dai rosso-verdi, dice, no, che insomma non hanno portato cose buone, secondo Giorgia Meloni, non ci mette più visione e coraggio, allora quando succede questo prevalgono i cosiddetti euroburocrati. Insomma, la questione europea, io la dico così, però ci sono moltissime partite aperte, una su tutte il nuovo patto di stabilità, che vuol dire moltissimo a proposito di regole europee e quindi di ripercussioni anche nel nostro paese. Esisto? Ma io devo essere sincero, sono reduce da un incontro dei ministri della giustizia sulla giustizia in Ucraina a Riga, ho trovato un clima di assoluta solidità nei patti europei, questo va detto e va confermato. Anche negli incontri bilaterali c'è stata ampia e cordiale collaborazione, voglia di Europa, chiamiamola così, quindi anche in prossimità del voto si avverte la consapevolezza di ciascun paese che l'Europa è ormai una realtà di cui non solo non si può fare a meno, ma è che è diventato trampolino di lancio per ciascun paese, certo con le ruvidità che molte volte sono possibili in determinati rapporti critici, ma su questo credo che non ci possano e non ci debbano essere dubbi di sorta. Per quanto riguarda il problema del patto di stabilità, è evidente che pone delle scadenze estremamente rilevanti. Noi abbiamo una manovra di bilancio fieri di prossimo conio. Qui è evidente, come Forza Italia ha detto più di una volta, che l'Europa si misura dalla capacità di ciascun paese di essere virtuoso, e quindi per quanto ci riguarda noi riteniamo che abbattere la pressione fiscale sia fondamentale, rendere più forte il potere di acquisto di stipendi e pensioni, ridurre, ovviamente mantenere la riduzione del cuneo fiscale che scade a dicembre, detassare tredicesima straordinari premi di produzione, magari partendo dai settori più critici, medici e infermieri. Certo. È evidente che ci vuole una politica prognostica di almeno 4 anni con dei paletti che devono vedere anche la lotta all'evasione come punto di riferimento. Questo è, diciamo, il tema su cui Forza Italia intende confrontarsi nella prossima manovra di bilancio. Questo, a mio avviso, darà stabilità e darà forza anche sì. Una trattativa in sede europea. Per garantire al nostro Paese un futuro più tranquillo. Sì. È evidente, quello che vorrei dire, i due contenitori sono come vasi comunicanti. La stabilità nazionale dipende da quella europea, la stabilità europea ovviamente condiziona le scelte delle nazioni. Questo è il percorso virtuoso che il governo intende tracciare e da cui non intende discostarsi. Chiarissimo. Buongiorno a Paolo Sottocorona. Buongiorno. Paolo, che situazione abbiamo? Allora, abbiamo delle piogge registrate, osservate, cioè vere, non previste, lungo questa linea che vedete prende il nord e poi arriva in Sardegna, tocca anche già la Toscana. Il modello, e vediamo la previsione per oggi, dava poche piogge in questa zona, più che altro nuvole, quindi diciamo che tendenzialmente queste piogge del centro potrebbero attenuarsi, quindi esaurirsi, mentre invece al nord, specie sulla parte
più settentrionale, quindi Alpi, Prealpi, ma anche sul basso Piemonte, sono previsti fenomeni che in maniera isolata possono essere anche forti. Al sud sì e no che arriva qualche nuvola. Domani ci sono delle piogge in prevalenza deboli, Sardegna, regioni centrali, e poi vedete tutto il nord, vedete come si allarga questa zona di forte instabilità. I fenomeni possono essere isolati, ma sono forti, quindi temporali possibili. Sul Friuli Venezia Giulia maggiore frequenza di questi fenomeni. Il sud rimane sempre in fase, diciamo, paraestiva, che in un senso non succede molto. E arriviamo alla giornata di venerdì, in cui al nord ancora piogge che vanno da deboli, il verde, ma localmente ci sono ancora fenomeni intensi, quindi il nord cambia completamente il tempo in questi giorni. Qualche incertezza, qualche debole pioggia al centro e ancora nulla al sud. Questo al nord e al centro ovviamente è accompagnato, come si diceva anche ieri, da un certo calo delle temperature, non drammatico, non da titoli, ma un po' più vicine all'autunno, mettiamola così. Grazie Paolo Sottocorona, subito in pubblicità riparto dal presidente di Confartigianato, perché dicevamo domani c'è attesa, questa diciamo è la notizia clou della settimana sul fronte europeo, la decisione della Banca Centrale Europea sul costo del denaro, e la Lagarde insomma è sempre più nel mirino delle critiche. Dopo la pubblicità sentiamo Marco Frattini. In bringing inflation back to target. Inflation. La vera grande ossessione in fondo non è stata e non è l'inflazione in sé, ma l'illusione di poterla gestire esclusivamente con l'aumento dei tassi, rimedio forse efficace una volta, ma adesso superato. Sono altri tempi e un'altra economia, è cambiato tutto. Per questo è stato riformato il patto di stabilità. Non era più all'altezza di controllare la reale portata delle politiche di finanza pubblica degli Stati dell'Unione. Strano non pensare di rielaborare, rimescolare anche lo statuto della Banca Centrale Europea, vecchio di un quarto di secolo, con quella rigidissima regola del 2% come livello adeguato dei prezzi. Adeguato a cosa, a chi, quando? Succede forse perché alla guida dell'Istituto Centrale c'è un avvocato affezionato alle norme e non un economista che ragionerebbe di più sulle conseguenze. Siamo finalmente davanti a un rettilineo, ha detto il vicepresidente della BCE, De Guindos. Bell'immagine, ma indipendentemente da quel che verrà deciso in queste ore, il danno all'economia è già stato fatto e gli effetti concreti si potranno calcolare fra 6 o 7 mesi. Quel rettilineo è ancora lungo. Christine Lagarde ha parlato della necessità di avere maggiore trasparenza e umiltà in futuro. Ha ammesso l'errore di aver considerato all'inizio l'inflazione un fenomeno passeggero e di aver ritardato l'intervento. Premesso che la suggestione di fare causa alla Banca Centrale per i danni provocati dai suoi errori andrebbe verificata con il supporto di qualche principe del foro, resta il tema gestionale classico, non per insistere, ma un manager di una qualunque banca, dopo questa confessione, avrebbe solo due opzioni: o andarsene da solo o essere invitato a farlo, a meno che non abbia anche sbagliando reso ricchi i suoi azionisti. E qui il discorso si complica. Se si considerano azionisti le banche con i loro profitti extra miliardari, Lagarde può restare dov'è, tra scroscianti applausi. Se invece a essere considerati i veri referenti sono gli stati dell'euro e i loro cittadini, allora il discorso cambia. Perché tra gli effetti delle scelte a monte del rincaro di mutui e prestiti, quindi di contrazione del credito e degli investimenti, c'è la caduta del prodotto interno lordo che spinge a riorientare a valle le politiche nazionali. Fosse solo il nostro caso, passi, l'Italia ha una lunga storia di promesse mancate che a quanto pare prosegue. Ma la Germania sull'orlo di una crisi non è questione che possa sfuggire a un economista e, considerato che Berlino ha truccato il bilancio federale per tappare le falle, forse nemmeno più a un avvocato. Allora, Granelli, che cosa sta significando per le imprese italiane questo aumento costante del costo del denaro? Ricordiamolo sempre, per fronteggiare l'inflazione. Ma per noi è una situazione difficile, è un momento delicato,
perché il fatto oggi di questa stretta monetaria che c'è stata, questo rialzo di interessi, ha significato per il nostro mondo 6,7 miliardi in più di maggior costo del denaro e tradotto anche nel nostro mondo, quello artigiano, un meno 10% di investimenti rispetto agli anni prima. Quindi si traduce in una situazione di attendismo dove i nostri che magari in questa fase, nonostante tutte le complicazioni, erano pronti anche a fare investimenti per la digitalizzazione, per questa transizione, quindi noi siamo molto attenti anche a questo ammodernamento tecnologico. Però questo ha fatto sì che ci sia oggi questa fase, diciamo, di recessione, quindi grande complicazione. Peraltro in un momento in cui difficoltà le abbiamo anche a livello di credito nei confronti della pubblica amministrazione, nel senso che i pagamenti, i debiti commerciali per il nostro paese rappresentano comunque il 2,6% del PIL contro l'1,6% di media europea. Vanno sempre lunghi questi pagamenti nonostante le ammonizioni dell'Europa, a proposito dell'Europa. Infatti ieri la von der Leyen ha fatto questa proposta, di mettere un regolamento per cui tassativamente in tutta Europa entro 30 giorni le imprese debbono essere pagate. Quindi per noi questo è un problema atavico. Abbiamo migliorato nei giorni, oggi il fatto di non avere rispetto di queste tempistiche da parte del pubblico mette nelle condizioni tantissime nostre imprese di dover ricorrere al credito bancario, tassi di interesse alti e quindi difficoltà nella gestione. E diceva la von der Leyen ieri, un fallimento su quattro in Europa è comunque dovuto mi dice al mancato una cosa, rispetto dei nonostante questa congiuntura, no? Insomma, abbiamo i dati li abbiamo visti, c'è una frenata europea. Lei dal suo osservatorio come la vede? I prossimi mesi come li vede? Ma li vedo un po' complicati, io uso questa parola, delicati, diciamo, perché c'era molta aspettativa rispetto ai tempi di attuazione del PNRR, su cui si concentrano tante cose da fare. Vedo Alan Friedman che dice, ecco, quello è il vero... Però se si spendessi... Chiedi al Presidente del Confartigianato, se si spendessero questi soldi funzionerebbero come un stimolo per la crescita e terrebbero stabile l'occupazione e creerebbero forse un punto e mezzo di crescita, perché spendendo 2% o 3% del PIL si inietta liquidità nell'economia, si aumenta la domanda interna. Esatto. Sì. Ecco. Certo. Voglio chiedere una cosa ancora a Sisto. Mettiamola così, la manovra, già abbiamo detto, il PNRR, no? Adesso introdotto come questione, e anche il nuovo patto di stabilità, questi tre elementi che sono da far tremare le vene dei polsi, sono il vero esame di maturità per la Meloni e per il governo? Beh, sono un esame di maturità, forse il vero mi sembra troppo, ma siamo di fronte a delle scelte che sono... Per quanto riguarda il PNRR, già ampiamente tracciate, l'intervento del governo, del ministro Fitto, è stato, a mio avviso, chiarissimo, cioè eradicare quei progetti irrealizzabili e sostituirli con alcuni che possano essere più concreti per dare alle scelte del PNRR una efficacia che l'Europa non potrà che ratificare. Il pagamento della terza e prossimamente della quarta rata ci rassicurano da questo punto di vista. Sono tre argomenti che vanno esaminati separatamente ma in qualche modo sinergicamente, evitando che ciascuno possa però condizionare troppo l'altro. Quindi sul PNRR mi sembra che stiamo lavorando egregiamente, anche al Ministero della Giustizia abbiamo risposto tempestivamente a tutte le domande, per cui ciascuno sta provando a dare un contributo in termini di adempimento. Per quanto riguarda la manovra di bilancio, è una scommessa che va vinta sulle effettive esigenze del Paese, cioè non si può scherzare, non si può divagare, ci sono problemi che sono per noi essenzialmente quelli delle tasse delle imprese, e quando io penso alle imprese non posso che pensare anche alla sicurezza sul lavoro, che trovo un tema assolutamente primario in questo momento, l'ha detto il Capo dello Stato recentissimamente, proprio sui giornali di oggi, direi che impresa significa un nuovo patto pubblico-privato in cui l'impresa non è più nemica dello Stato, non c'è più una divaricazione, una contrapposizione, pubblico buono e privato cattivo, esattamente il contrario, bisogna recuperare una collaborazione che porti gli imprenditori ad essere parte del progetto pubblicistico con un contributo qualitativo che migliori anche la qualità del pubblico. Penso alla sanità, per esempio, in cui la corsa tra pubblico e privato molte volte provoca di servizi, invece sono convinto che si debba ragionare in modo assolutamente diverso. Allora, questo è uno degli scopi e la manovra di bilancio dovrà privilegiare
queste esigenze primarie nella prospettiva di questa virtuosa cooperazione. Per sì. quanto riguarda il patto di stabilità, probabilmente va trattato per ultimo, perché dall'efficacia di questi due strumenti potrà dipendere l'atteggiamento da prendere sempre graduale, gradato, nei confronti del patto di stabilità. Mi sembra un buon banco di prova che va vinto per ciascuno dei tre corni del problema, ma il risultato finale deve essere quello di un paese allora, sicuramente più competitivo e più forte. Allora, voglio dare una notizia che è appena arrivata a proposito della tassa sugli extra profitti, perché era stato chiesto il parere alla Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea ha fatto sapere, leggo testualmente, il decreto legge sulla tassa sugli extra profitti delle banche prevede che l'imposta straordinaria abbia natura di una tantum. A tale riguardo la BCE ha raccomandato in precedenza che è necessaria una chiara separazione tra la natura straordinaria dei proventi e le risorse di bilancio generali di un governo, per evitarne l'uso a fini generali di risanamento di bilancio. Insomma, questa tassa sulle banche non può essere utilizzata per risanare il bilancio, quindi attenzione, c'è tutta una discussione. Ieri appunto le banche, per bocca del direttore credo generale dell'ABI, insomma, hanno detto tutto il male possibile di questa tassa. C'è tutta la discussione parlamentare. Mi sembra però che il parere non sia così, diciamo, drammatico, no? Che fa riferimento alla straordinarietà come, sì, certo, diciamo, certo, chiave di volta per renderla possibile. Quindi mi sembra un parere tutto sommato in linea con quello che il governo vuole realizzare. Diciamo che poi credo che lo slittamento della presentazione degli emendamenti fosse dovuto anche al fatto che si attendeva questo parere, che adesso è arrivato, quindi vedremo. Paita, sulla tassa extra profitti come la pensate voi di Italia Viva? Per noi è stato un errore, e da quello che avevo capito anche Forza Italia aveva delle forze perplessità. Sì, sì, è stata, diciamo, fin dall'inizio. Poi non è riuscita. Noi abbiamo delle perplessità, sì, sulle piccole banche. Cioè, sì. Poi non è riuscita Forza Italia a imporsi nel governo, perché ormai, diciamo, Forza Italia in quel governo è del tutto marginale, e quindi è chiaro che non avendo un peso specifico... C'è qui Sisto e dice tutto questo, tutto ma infatti io a Sisto dico le cose in faccia, perché, diciamo, mi sarei aspettata una presa di distanza, invece vedo anche dalle sue parole un continuo riaffermare, diciamo, il buon operato del governo. Noi invece siamo molto critici su questa tassa e lavoreremo in Parlamento per cercare di evitare che questa sia la logica. Dovrebbe farlo anche Forza Italia, ma insomma, se il coraggio chiederle... uno non ce l'ha, non se lo può dare. Posso chiedere un'altra cosa? Sanità, ma un attimo Sisto. Sanità, che è un altro dei grandi temi che adesso l'opposizione col PD in testa, diciamo, vuole cavalcare. È oggettivamente una questione di interesse nazionale la sanità. Voi sul salario minimo vi siete, diciamo, affrancati dall'unità delle opposizioni. Sulla sanità intendete fare una battaglia comune? Guardi, noi ci siamo affrancati perché siamo contro l'aumento delle tasse, e siccome nell'articolo 7 di quella proposta è chiaro che il salario minimo verrebbe finanziato con l'aumento delle tasse per il ceto medio, noi siamo certamente per aumentare gli stipendi, ma non siamo, sì, per penalizzare il ceto medio. Questo tema, diciamo, delle tasse vale su tutto, sull'extra profitti, sul salario minimo. Cioè, per quanto ci riguarda, un paese deve crescere, non deve essere ulteriormente tassato. Ed è esattamente la ragione per la quale stiamo dando fiato a questa vicenda del centro. Perché in questo paese il centro ormai non c'è più, se non è rappresentato da Italia Viva e da Matteo Renzi. Ma c'è voglia di centro? Perché poi bisogna vedere... Io penso se di gli italiani, sì, vogliono, io sono convinta che il centro sia, diciamo, l'unica soluzione per il nostro paese, per avere la possibilità di intervenire sui temi dell'ambiente, però non penalizzando le imprese, per avere la possibilità di aumentare la crescita spendendo bene le risorse del PNRR, cosa che questo governo non sta facendo, per cercare di dare una soluzione anche ai problemi della sanità, però avendo in mente una strategia che non sia, diciamo, il perpetuare dell'esistente, perché è del tutto evidente che se non si cambia anche il profilo, diciamo, del sistema sanitario e non si avanzano proposte nuove, anche di coinvolgimento, fatemi dire, un po' del privato, è chiaro, diciamo, che noi non avremo mai la possibilità di togliere le persone dalla difficoltà e di eliminare le liste d'attesa. Un attimo Sisto, adesso le do un flash di replica, fatemi andare da David Parenzo, che lì vedo
Sornione in attesa, ciao Davide. Sornione, no, vi stavo ascoltando perché alcuni dei temi che, di cui stavi discutendo tu anche poco fa con la Paita lo riprenderemo. Cerco un centro di gravità permanente e lo chiederemo a Matteo Renzi che sarà con noi tra poco. E poi partiremo con Giovanni Donzelli, che è uno dei plenipotenziari, uno degli uomini più vicini a Giorgia Meloni, e cercheremo di capire questa parola che ritorna nel linguaggio politico, che è sanatoria, condono fiscale, una parolina magica che oggi il Corriere della Sera, Federico Fubini, so che anche voi ne avete accennato nel vostro coffee break, e cercheremo di capire se è vera questa indiscrezione pubblicata proprio oggi dal Corriere della Sera. Quindi Giovanni Donzelli, Sara Menafra, Francesco Giubilei, Paolo Cirino Pomicino, Matteo Renzi . E poi nell'ultima parte andremo a cercare l'orsa Gemma in Abruzzo. Ecco, mentre cercate l'orsa Gemma, cosa che tu sai, il vice ministro Leo ha già fatto sapere che l'indiscrezione del Corriere della Sera, sì, dice lui, è priva di ogni fondamento. Ma insomma, questo è un altro discorso. Sisto, tweet, telegramma finale. Tweet telegrafico, il Bari centro, io sono di Bari, del centro è Forza Italia, che non è affatto un partito marginale, ma è decisivo per la tenuta del governo. Noi abbiamo uno spirito critico che non perdiamo. Sugli extra profitti lo diciamo chiaramente, noi sosteniamo le piccole banche, la detassazione, evitiamo che i risparmiatori possano essere penalizzati. È un tema fuori sacco rispetto a PNRR, manovra di bilancio, eccetera. Quindi con buona pace di Italia Viva, la collega Paita, tutta la mia massima simpatia e franchezza, ma non prendiamoci ruoli. Vabbè, simpatia ricambiata, ma il coraggio non ci devo chiudere. Evitiamo delle trasformazioni passive per guadagnare. Chiudo il centro, state rappresentando. Un attimo, moratoria, chiudo, vi contenderete, diciamo, già alle europee i voti e vedremo come andrà, mettiamola così. Grazie al vice ministro Sisto, grazie al presidente di Confartigianato, grazie a Raffaella Paita, grazie a Alan Friedman, ci vediamo domani, stesso luogo, stessa ora, adesso c'è l'aria che tira.